Fumetti sotto porta. Ed eccoci con un nuovo appuntamento con le bollette e con Scommetti sotto porta. Allora, Federico prima ci diceva, abbiamo vinto qualcosina e praticamente quanto abbiamo vinto, caro Ciro? Cioè abbiamo fatto una puntata media di quanti euro a testa? Base 3 euro, era una quarantina d'euro all'incirca, sì. Facciamo la politica dei piccoli passi, però... ti ritrovi comunque con 40 euro in sacco, cioè di questi tempi fanno sempre comodo. Beh, non a testa, ecco, stanno capendo diversamente. Dipende da uno come si organizza la scommessa. Magari qualcuno si è giocato la nostra scommessa e ha investito 10 euro. Puntata minima 3 euro, però potete giocare anche di più. Non è che noi ve lo vediamo. In ogni caso, perché vi abbiamo dato una dritta vincente. Esattamente. Però ci riproviamo. Ci riproviamo e vai Ciro con i tuoi risultati. Sì, andiamo, visto che abbiamo deciso di investire parte di questi guadagni nella nuova scommessa, abbiamo nuovamente deciso di puntare sulla politica dei piccoli passi, quindi delle scommesse un pochino più semplici magari da raggiungere per sperare di andare... Ma ti fai un gruzzoletto. Di andare sotto porta anche con la scommessa. Ecco la cosa più importante. Allora, le scelte per questa settimana da parte del sottoscritto sono le seguenti. Fiorentina Sassuolo 1x più gol, Verona Frosinone x2 più gol, Sampdoria Milan x2. Perfetto, alla grande, i tuoi risultati, Fedeman? Allora, i miei risultati sono Carpi Genoa 1-2. Sì. Poi vedimi sul monitor che sì, gli altri risultati che non ricordo. C'era Bologna Torino 1-2. Bologna Torino 1-2. L'altro, l'ultimo. Ce n'era una terza. Udinese Chievo? Sì, Udinese Chievo X2. Udinese Chievo X2, esatto. Quindi ricapitoliamo: Bologna Torino 1-2. Carpi Genoa 1-2, Udinese Chievo X2. Puntata minima come sempre quella di 3 euro, ricapitola anche tu. Sì, Fiorentina Sassuolo 1x più gol, Verona Frosinone X2 più gol, Sampdoria Milan X2. Perfetto, siamo stati protetti, comunque penso che per sommi capi sono... diciamo questi risultati che dovrebbero uscire tranne delle variazioni dell'ultimo ora. Perché si vede anche quando noi facciamo una bolletta, vediamo anche la valenza delle squadre e le motivazioni. Ah beh, certo. E anche il curriculum. Per esempio, io ho messo Bologna Torino 1-2 perché il Bologna è un po' balbettante in casa e diciamo il Torino ha fatto delle esploit che nessuno si aspettava, quindi perciò ho messo 1-2. Potrebbe capitare. Carpi Genoa, anche qui ci sono forti motivazioni. Il Carpi deve fare man bassa se non vuole, diciamo, perdersi questo tram che è interessante per la salvezza. D'altronde il Genoa in un X non gli serve a niente, deve puntare a una vittoria. Per Udinese Chievo la vedo un attimino sul pareggio, perché l'Udinese sulla vittoria la vedo un poco difficile. Il pareggio potrebbe andare bene a tutte e sì, due, perché dai. Il Chievo comunque squadra arcigna, addirittura potrebbe fare il colpaccio al 91esimo. Ma insomma in stile Chievo se ne vince un'altra in Europa League, dai. Addirittura? Sta là. Caspiterino, il Chievo dei miracoli, ci manca soltanto che torna Gigi Del Neri, però intanto sta affondando l'altro Verona, quindi ognuno si tiene il suo. Bene, per quanto riguarda questa puntata di scommetti sotto porta è davvero tutto.